Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo appunti di viaggio che appunto è dedicato, come vi anticipavo nell'ultimo video, ai viaggi in solitaria. E oggi, dopo aver visto i motivi per viaggiare da sole almeno una volta, vi parlerò delle destinazioni che sono quelle più gettonate, quelle più sicure per i viaggiatori solitari. Al primo posto vi metto l'Australia che mi ha visto protagonista di una serie di video. Vi lascio qui tutta la playlist appunto del mio anno in Australia. Potete scegliere la vostra destinazione tra le spiaggette e la natura un pochino più selvaggia oppure le città ed essere un pochino più comodi. In ogni caso è molto facile da visitare e non c'è una forte barriera linguistica perché appunto è un paese anglofono, quindi sapendo un po' di inglese potete cavarvela tranquillamente. Seconda meta è la Thailandia, super gettonata dai viaggiatori solitari. È una meta che ha molto da offrire, dalla capitale Bangkok alle spiaggette tropicali fino alla giungla praticamente. La Thailandia è conosciuta per essere una meta veramente molto economica e anche per l'ospitalità della sua popolazione, cose che la mettono in cima alla lista delle mete più gettonate tra i backpackers e chi viaggia da solo. Terza meta, un po' insolita in realtà, è il Bhutan. Non è molto turistico ed non è così semplice entrarci, perché per entrarci richiede la prenotazione anticipata di un tour con guida personale. Non è nemmeno così economico arrivarci, perlomeno, ma in ogni caso è un paese che ha veramente molto molto da offrire. Quarta meta, il Costa Rica, paese ideale per chi è alla ricerca di avventura. In realtà ha un po' lo stereotipo di meta non particolarmente sicura, essendo appunto nell'America centrale. Nella realtà però è una nazione talmente pacifica da non avere nemmeno l'esercito. Al numero 5 troviamo Hong Kong, che pur essendo una delle città più grandi al mondo, è comunque una meta ottima per chi cerca un po' di relax. In più è anche una delle città più sicure che possiamo trovare al mondo. È anche una città considerata un pochino multiculturale, se vogliamo, perché è sì una città asiatica, ma ha avuto anche l'influenza della colonizzazione britannica, per cui è molto facile trovare persone che parlino fluentemente inglese, quindi abbattendo ulteriormente la difficoltà linguistica che possiamo trovare appunto in altre mete di questa zona dell'Asia. Sesta meta, il Perù, una delle più gettonate in Sud America. Questo perché è ricco di cultura e ospita moltissimi siti archeologici, come Cusco, la capitale dell'impero Inca, o Machu Picchu. Meta numero 7, l'Alaska, molto gettonata per i viaggiatori solitari. Pensate che appunto i turisti che viaggiano da soli sono circa il 20% del totale. Ideale per chi vuole immergersi completamente nella natura, quella un pochino più selvaggia, con ghiacciai, montagne innevate, fiordi e iceberg, un pochino alla Into the Wild. Ottava meta, le isole Aran in Irlanda. Situate al largo della costa occidentale irlandese, sono la meta migliore per chi vuole allontanarsi un pochino dalla frenesia e dal trambusto delle grandi città. Al numero 9 troviamo la Malesia, uno dei paesi più gettonati tra i viaggiatori solitari. Ha la reputazione di essere un paese sì musulmano, ma tra i più sicuri e stabili. E il fatto di essere molto gettonato lo dobbiamo al fatto che possiamo scegliere tra la giungla incontaminata del Borneo oppure le grandi città come Kuala Lumpur. Al numero 10, Bali in Indonesia, meta super gettonata, in particolare dai nomadi digitali che hanno a loro disposizione delle strutture ad hoc che gli permettono di godere di ottimo cibo, buona connessione internet, spiagge tranquille, insomma un ambiente ottimo per lavorare. Qui infatti c'è la possibilità di incontrare tantissimi altri viaggiatori solitari o nomadi digitali e quindi creare una fitta rete di contatti. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se l'avete trovato interessante lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non lo siete, magari attivando anche la campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se avete viaggiato in qualche altro paese e l'avete trovato sicuro e interessante, scrivetemelo in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure.
Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!